È stata ricreata una piccola Betlemme nel quartiere Angeli di Caltanissetta, nome riportato in alto anche all'ingresso del presepe vivente sull'arco posto alla fine della scalinata che dà sul vicolo Cardella. Betlemme agli Angeli ha accolto numerosi visitatori nel giorno di Santo Stefano, il primo giorno di apertura dopo la benedizione da parte del vescovo della diocesi nissena, avvenuta al termine della messa delle ore 23 della vigilia di Natale. La fila è lunga ed è motivo di gioia. La serata, tra l'altro, è particolarmente bella e quindi siamo molto contenti per questa numerosa presenza. Ci auguriamo che tutti possano godere bene di questo nostro presepe in questa nostra serata e nelle prossime. L'inaugurazione è andata abbastanza bene. La sera del 24 c'è stato il vescovo e ha benedetto il nostro presepe e questa sera, invece, alla presenza del sindaco e poi anche di altre autorità, abbiamo visto con semplicità un momento di inizio di questa grande avventura. Questo presepe è organizzato dalla parrocchia San Domenico a Caltanissetta da più di una cinquantina di animatori. Tengo sempre a dire che non sono figuranti, ma sono animatori del quartiere Angeli, il quartiere Betlemme agli Angeli nella parrocchia San Domenico di Caltanissetta. Intorno alle 18:30, momento dell'apertura del presepe, un piccolo corteo dalla parrocchia di San Domenico sino alla location scelta per l'allestimento ha accompagnato la Natività e lo farà anche nei giorni successivi, e cioè il 28-30 dicembre, il 5 e il 6 gennaio, quando ci sarà anche l'arrivo dei Re Magi. Accanto alla Sacra Famiglia sono presenti tra i vicoli e le vie del quartiere arabo diverse postazioni, segnalate da insegne in dialetto e che ripropongono i mestieri di un tempo e non solo. Ci sono gli antichi mestieri, ci sono i prodotti della nostra terra e c'è una comunità che si è ritrovata per ricordare e onorare Gesù Bambino e far vedere questo spazio particolarissimo all'intera città e anche a degli amici che stanno venendo da fuori Caltanissetta. Già diversi anni che partecipo, c'è stata la pandemia, ultimamente, negli ultimi anni non abbiamo preparato il presepe, quest'anno con tanto entusiasmo abbiamo rifatto di nuovo il presepe. È una cosa che mi piace, poi si ricorda la nascita del Signore Gesù, diciamo, quindi è una cosa bella che penso che per chi ha fede è una cosa importante.